Iniziamo subito a vedere i parametri di magazzino. Vi farò vedere, diciamo, l'atto gestionale, cioè il funzionamento, le varie cose. Poi dopo riprendiamo tutto quello che tratto nelle slide. Allora, una cosa subito da dire è che se il pulsante dati aziendali, diciamo, è oscurato, significa che l'utente non ha i permessi per accedere. Mentre altresì, se accediamo in sola visualizzazione, significa che abbiamo o più sessioni aperte, piuttosto che ci sono altri utenti collegati. Quindi in quel caso lì potrei andare solo in visualizzazione. Praticamente quando accedo a qualunque di questi dati aziendali, nel caso in oggetto parliamo di parametri di magazzino, avremo l'ok spento. Un'altra cosa da sapere preliminarmente è che qualunque variazione venga fatta a questa maschera deve essere confermata attraverso il primo F10, successivo ESC e secondo F10. Se ometto di fare questo F10 qui, le modifiche eventualmente fatte vengono perse, cioè se io cambio menu perderei le modifiche fatte. Una volta non c'era nessun avvertimento. Nell'ultimo anno, se non sbaglio, comunque adesso è presente un avvertimento, quindi se facciamo delle modifiche e poi non diamo quest'ultima conferma, mi si aprirà una maschera di avvertimento che indicherà appunto che le eventuali modifiche verranno perse. Allora, iniziamo a guardare i parametri del magazzino. Non tutti, quasi tutti, diciamo, tutti ad esclusione di quelli del magazzino avanzato. Allora, come vedete, non tutti i parametri sono uguali. Ad esempio, ci sono parametri preceduti da simboli, in questo caso una lineetta almeno, piuttosto che da un asterisco, altri parametri che non hanno simboli che lo precedono. Vedete già la didascalia sotto questa finestra che indica il significato di questi simboli. La lineetta indica che il parametro è modificabile solo da operazioni di servizio, quindi io non posso andare ad agire sulla dimensione, ad esempio, massima del codice articolo. Il simbolo asterisco mi indica che un parametro non è più modificabile. Ad esempio, io non posso modificare la tipologia di codice articolo una volta che ho codificato articoli. Ovviamente, diciamo che l'unica possibilità per modificare parametri non modificabili è avere delle copie di sicurezza antecedenti alla valorizzazione del parametro. Ad esempio, la gestione lotti che è fuori da questo corso perché fa parte del magazzino avanzato, comunque diciamo che quando è disattiva, come vedete adesso che è in stato N, può essere attivata direttamente dai parametri del magazzino, ma se attivo una gestione ad esempio base e la voglio avanzare, devo farla da operazioni di servizio. Comunque, quando sono impostato poi nella gestione massima, che è la matricola, non posso più fare né variazioni né tantomeno spegnerla. Allora, iniziamo a guardare il primo parametro, il numero di magazzini. Excel ha la possibilità di gestire da un minimo di 1, che è di default, diciamo, a un massimo di 999 magazzini. Fino a poco tempo fa, sicuramente vi ricordate chi già è il nostro partner, che erano il limite era di 255 magazzini massimo. Con la gestione dei 9.9, cioè l'implementazione che è stata fatta nella fine del 2017, siamo arrivati a gestire un massimo di 999 magazzini. Ovviamente il magazzino può essere inteso sia in senso logico che in senso fisico. Nel senso che io sono liberissimo di avere un singolo magazzino fisico e di gestirlo logicamente in più magazzini, perché una parte del magazzino fisico lo voglio adoperare per tenere merce di mia proprietà, un'altra parte la posso utilizzare per tenere merce in deposito, un'altra posso utilizzare per avere della merce in conto riparazione e quant'altro. Quindi non ho limiti da questo punto di vista. Il senso del magazzino sono io piuttosto che l'utente che lo dà. Non è che se io gestisco 10 magazzini vuol dire che per forza devo avere 10 magazzini fisici. Una cosa da sapere di questo parametro è che
che oltre ad essere, diciamo, può essere variato solo dalla specifica operazione di servizio, quindi servizi, variazioni, parametri aziendali, la prima voce. Ok? Vedete? Da questo campo lo posso variare. Cosa dovete sapere? Che non può essere mai diminuito. Il numero dei magazzini gestiti può essere eventualmente solo aumentato fino al limite massimo, ma non può essere mai diminuito. Il parametro successivo, tipologia di codice articolo, può essere valorizzato solo quando creo un'azienda nuova. Perché nel momento, o almeno fino a cui non ho codificato nessun articolo. Anche per questo motivo che di default diamo l'impostazione più estensiva, cioè la tipologia vuoto 0, che è una gestione la più ampia possibile, quindi mi gestisce, diciamo, caratteri numerici, alfanumerici e caratteri speciali con alcune eccezioni. Ad esempio, sotto questo punto di vista andiamo a vedere le slide. Salto quelle introduttive perché comunque sono proprio di presentazione, adesso non ci interessano. Ecco, andiamo a vedere i parametri. L'ipologia di codice articolo, gestiamo 5 tipologie. Come vi dicevo, la 0 che è quello di default, alfanumerico con caratteri speciali, con l'eccezione del dollaro e del punto di domanda. Aggiungerei anche l'uguale io come eccezione, di carattere da utilizzare per il codice articolo, poi vi spiego il perché. L'impostazione 1 è alfanumerico, quindi solo caratteri alfabetici e numerici. L'impostazione 2 è solo alfabetico. L'impostazione 3 è solo numerico, con l'allineamento classico a sinistra. L'impostazione 4 è, definisco il codice articolo come codice EAN, di tipo COD 39. L'impostazione 5 è, numerico però allineato a destra. Vi sconsiglio di utilizzare il 4, cioè il codice EAN, perché vi poi vi farò vedere che abbiamo vari punti nel programma dove, nella grafica dell'articolo in particolare, dove possiamo gestire uno o più codici a barre per l'articolo. Quindi la vedo un po' limitativa definire solo i codici articolo come codici EAN. Quindi a mio avviso, fermo restando che le aziende sono libere di agire come meglio credono, direi che la nostra impostazione di default, che è quella che prevede la gestione di tutti i caratteri numerici, alfanumerici e speciali, è quella più corretta, quella che dà meno limitazioni, anche perché tenete conto che è un parametro che non è più modificabile. Quindi, quella codifica lì l'abbiamo e ce la teniamo. È per questo che vi dico che vi consiglio vivamente di utilizzare il codice più esteso, perché oggi posso avere delle richieste, delle esigenze che domani cambiano. E se io ho una gestione con un tipo di articolo 0, nessuno mi vieta di fare codici articoli solo numerici, ma un domani potrei avere la necessità di gestirli alfanumerici, addirittura con caratteri speciali. Quindi, se gestisco codice 0, non ho questo genere di limitazione. Il parametro successivo, dimensione massima del codice articolo, ovviamente parliamo, è strettamente legata alla dimensione massima della descrizione articolo. Il primo parametro, come potete vedere, può essere variato sempre dalla nostra solita funzione servizi, variazioni, parametri aziendali. Dimensione, lunghezza, codice articolo, questo campo qui, è esattamente come nel caso del magazzino, può essere eventualmente solo aumentato fino al suo limite massimo che è 32 caratteri. Vi dicevo che i due parametri sono strettamente correlati, perché? Perché la somma dei due dà sempre 80 caratteri. Quindi, più piccola è la dimensione massima del codice articolo, maggiore sarà la dimensione massima della descrizione dell'articolo. Maggiore è la dimensione massima del codice articolo, minore sarà la dimensione massima. Vedete, in questo caso ho una dimensione di 20 caratteri. La descrizione dell'articolo sarà 20 più 40, quindi il totale è sempre 80. Se diciamo i 40 caratteri che sarebbero la descrizione aggiuntiva, sono sempre presenti. Mentre la somma dei primi due campi dà sempre 40. Tenete presente che comunque
Il codice articolo può essere variato in aumento a multipli di 4, quindi 8, 12, 16, 20, 24 e via dicendo, fino a un massimo di 32 caratteri. Questo terzo carattere, scusate, questo terzo parametro, codice alternativo, se attivato, mi permette di gestire ulteriori scelte di ricerca articolo che poi vedremo successivamente, magari domani. Vedremo quali possibilità ho di ricercare gli articoli, ad esempio tramite il codice alternativo, tramite la descrizione dell'articolo, tramite codici alias e altro. Per attivare questa possibile gestione, cioè ricercare gli articoli per ulteriori filtri, quindi non solo per il codice articolo, dovrò impostare codice alternativo a sì. Una volta che ho impostato il codice alternativo a sì, posso accedere a questo campo successivo, tipico codifica standard, tipo codifica standard. Cosa vuol dire questo tipo codifica standard? Fermo restando che, come poi vi farò vedere, la possibilità comunque di variare a piacimento direttamente in anagrafica articolo piuttosto che in emissione revisione del documento, la possibilità di ricercare gli articoli in vari modi, tramite questa impostazione associo, inserisco una ricerca propositiva di default. Ad esempio, ipotizziamo di voler ricercare l'articolo sempre in base alla descrizione dello stesso. Io potrei impostare come descrizione tipo di codifica standard D, quindi descrizione articolo, confermo, annullo e confermo, l'impostazione viene fatta. In fase di emissione e revisione di un qualunque documento di magazzino, quando sono nel corpo dello stesso, adesso non mi soffermo su questa maschera. Andiamo a vedere, faccio solamente un esempio mirato, poi pian piano successivamente vedremo la codifica degli articoli, l'anagrafica articolo, tutto il documento, la testata, il corpo, il piede del documento. Allora, come dicevo, ho impostato una ricerca di default sulla descrizione articolo. Come potete vedere, ho un carattere apice che precede il mio articolo. Il dato che io inserisco qui viene ricercato sulla descrizione. Infatti vedete che automaticamente cerca quello che può soddisfare la mia stringa inserita e mi ordina direttamente per descrizione. Se io cancello la ricerca, cancello anche il carattere iniziale, quindi lo lascio vuoto. Quando è vuoto, la ricerca è di default sul codice articolo. Quindi, ad esempio, scusate, quando è vuoto no, perché ho l'impostazione di default diversa. Devo mettere la descrizione, la ricerca per codice articolo che viene identificata dal carattere più. Quando cambio questa tipologia di ricerca, come vedete, la ricerca mi ha ordinato, mi ha effettuato una ricerca perché io mi ho messo un carattere e comunque mi ha effettuato un ordinamento in base al codice articolo, non più in base alla descrizione. Ad esempio, per il codice alternativo, poi vi farò vedere dove valorizzarlo nella grafica dell'articolo, il carattere di ricerca, almeno, vedete che quando mi sposto su questi tasti appare il tasto, un simbolo. Quel simbolo lì identifica la tipologia di ricerca. La descrizione, ricordate che era quella di default, era l'apice. Per il codice alternativo bisogna mettere meno. Quindi se io invece di più D faccio meno, metto sempre la D come carattere di ricerca, ad esempio, come vedete, l'ordinamento, la ricerca viene effettuata sul codice alternativo, non sul codice articolo, non sulla descrizione. Quando faccio un tipo di ricerca, vado sulla riga successiva, sempre rimanendo in questa emissione e revisione documento, cioè quindi senza cambiare menu, mi viene mantenuta l'ultimo tipo di ricerca che ho fatto. Quindi non mi viene riproposto la ricerca di default, ma l'ultima che ho fatto, quindi mi propone il carattere meno, perché l'ultima ricerca che ho fatto, ho
l'ho fatta sulla descrizione dell'articolo, sul codice alternativo, non sulla descrizione. Vedete? Anche uscendo e rientrando nel documento mi ha mantenuto la ricerca meno. Se io cambio menu e rientro ad esempio in missione di visione dei documenti, vedete che me ne propone invece la ricerca di default. Ok? Sempre tornando nei parametri di magazzino, primario identifica la ricerca sul codice dell'articolo. Quindi se io metto P, confermo come ho fatto prima, annullo e confermo, potete vedere che mi viene proposto il carattere più che identifica la ricerca per codice articolo. L'unica particolarità, diciamo, di questo campo è che se io vado a impostare o lascio comunque la ricerca di default che è vuoto, l'impostazione di default che mi ricerca di default per il codice articolo non mi mette il carattere. Cioè il carattere viene messo solo quando io seleziono il tipo di ricerca sul codice articolo, sulla descrizione, sul codice alternativo e quant'altro. Ma se io lascio la tipo di ricerca vuota e faccio comunque una ricerca, mi viene sempre proposto come default il codice articolo. Quindi diciamo il vuoto e il più in un certo senso sono analoghi. Recentemente poi è stata data la possibilità di dare un ordine di ricerca. Cosa vuol dire? Vuol dire che se ho l'impostazione di default vuota, come in questo caso, dando invio mi si apre questa tipologia di ricerca, PSFAL, cioè che mi indica che sequenza di ricerca devo adottare. Ogni lettera indica una tipologia di ricerca che è. Vedete, riportata qui, P è il codice primario, S è il codice secondario, F è codice articolo del primo fornitore, per chi non lo conoscesse, poi vi spiegherò successivamente che cos'è. A è il codice alias, L è il codice utente lotto matricola. Con queste tipologie, in base a queste tipologie di ricerca, se io ad esempio metto PS, ipotizziamo, la ricerca di default è sul codice articolo. Se a ricerca non mi trova nulla, successivamente scatta la ricerca sulla descrizione dell'articolo. Questa nuova ricerca che è stata implementata proprio con l'ultima versione mi permette di avere una ricerca ancora più potente, addirittura sul codice del lotto. Adesso non mi voglio dilungare perché lotto poi esula proprio da questo corso, però diciamo che oltre ad avere varie tipologie di ricerca, oltre a poter definire quale ricerca ho quale ricerca ho, posso avere il default, posso gestire delle priorità di ricerca. Ad esempio, se io faccio PSF, okay, massimo tre caratteri gestisce, PSF, codice primario, codice secondario, codice articolo del primo fornitore. Ovviamente posso metterlo anche in una sequenza diversa, posso mettere SFP. Ok? In base a questa stringa inserita, la ricerca mi viene effettuata prima, ad esempio in questo caso, sul codice articolo del primo fornitore. Poi, se il codice articolo del primo fornitore non mi restituisce alcun risultato, la stessa ricerca mi viene effettuata sul codice secondario, ci cioè sarebbe il codice alternativo. Se anche questa non mi restituisce nessun risultato, la stessa ricerca viene effettuata sul codice primario.
Ipotizziamo di avere un codice primario che si chiama Pippo, di avere un codice secondario che si chiama Pluto e di avere un codice del fornitore che si chiama Paperino. Se io scrivo Pippo e poi effettuo la ricerca, la procedura mi cercherà Pippo nel codice fornitore. Se non trova nessun Pippo come codice fornitore, cercherà Pippo come codice secondario. Se non trova nessun articolo che ha Pippo come codice secondario, mi cercherà Pippo come codice articolo. Se trova Pippo come codice articolo, me lo restituisce, se no, non trova niente. Okay? Quindi diamo un ordine di priorità nella ricerca. Cioè, possiamo dare, non è che è obbligatorio. Campo successivo. Ah, mi specifico che se io qua inserisco comunque una ricerca, poi non accedo più, quello alle impostazioni che vi ho fatto vedere, quindi deve essere vuoto. Solo nel caso in cui è vuoto posso dare delle priorità, se no mi dà la ricerca che gli ho voluto dare io, diciamo, codice primario, codice secondario, quant'altro. Allora, il campo successivo, numero descrizioni in lingua straniera, mi permette appunto di gestire le descrizioni degli articoli in lingua straniera. L'impostazione di default è 0, possiamo gestire fino a un massimo di 9 lingue. Allora, come funziona? Funziona così. Ad esempio, in questa azienda ho attivato una gestione di 2 lingue straniere. Numero di descrizioni che io posso aumentare fino a un massimo di 9, sempre della solita operazione di servizi. Una volta che è impostata, come vi dicevo, quando accedo ad una grafica di un articolo e sono posizionato sul campo descrizione, ho attivo il pulsante descrizione in lingue. In questo caso, avendo 2 descrizioni, ho la possibilità di inserire a mano, a carico dell'utente, delle descrizioni in lingua straniera. Ad esempio, nel mio caso, la prima descrizione corrisponde al francese, la seconda descrizione corrisponde all'inglese. Quindi io qua liberamente posso inserire una descrizione in francese e una in inglese. Allora, cosa dovete sapere di questo parametro? Innanzitutto che non sono gestiti alfabeti diversi dal nostro, diciamo, quindi il cirillico, il giapponese, l'arabo non sono gestiti. Un'altra cosa che dovete sapere è questa qui, che operando da magazzino, tabelle aziendali, lingue estere, si apre questa semplicissima tabella che mi riporta tanti spazi per quante lingue gestisco, dove sono io che dico che la lingua numero 1 è il francese, la lingua numero 2 è l'inglese. Questo deve essere fatto, non è obbligatorio farlo, ma deve essere fatto per dare un senso logico. Va bene? Perché se no non posso sapere, o gestisco veramente una lingua, allora per me sono tutte in inglese, ad esempio. Ma quando gestisco più lingue è opportuno valorizzare la tabella per evitare di fare errori da parte dell'utente. Questo campo quando può essere utile? Quando posso stampare le descrizioni in lingua. Ad esempio, torniamo nel nostro articolo. Mettiamo magari delle descrizioni un po' più consone. Ad esempio, per farci capire, anche qui francese. E qua sotto inglese. Confermo. Poi prendo ad esempio un cliente. Condizioni automatismi, condizioni documenti di magazzino, stampa descrizione in lingua. Se qua faccio F2 mi fa vedere la tabella di magazzino che vi ho fatto vedere prima io. È qui che gli associo una stampa delle descrizioni, cioè è qui che dico in quale lingua deve essere stampata la descrizione dell'articolo. Ipotizziamo che scelgo inglese. Faccio un documento nuovo, faccio una fattura di magazzino non al cliente che avete appena visto, ma uno diverso. Seleziono il nostro articolo, faccio una stampa normalissima e vedete che mi stampa la sua descrizione. Faccio una fattura uguale al cliente con descrizione in lingua.
prendo lo stesso articolo, la stampo e come vedete la descrizione in lingua è in inglese, in automatico, senza che abbia dovuto modificare la modulistica. Parametro successivo, numero decimali standard, ripeto, standard in quantità. Che cosa vuol dire? Vedete, da un minimo di 0 a un massimo di 6 decimali. In fase di creazione di un nuovo articolo, vedete che ho il campo decimali. Questo campo qui è di libero input, quindi io posso mettere 0, posso mettere 2, posso mettere 6. Da 0 a 6 posso gestire. Questo campo qui, se io torno già in variazione, come vedete non ce l'ho più. Allora, fino a che l'articolo non è mai stato movimentato, posso modificare la quantità, i decimali quantità, pulsante altri dati anagrafici, vedete, 6. Posso mettere da 0 a 6. Questo fino a che l'articolo non è mai stato movimentato. Nel momento in cui io movimento l'articolo, ad esempio l'acquisto, altri dati anagrafici, vedete, non mi si posiziona più sopra, non posso proprio andarlo a modificare. Allora, innanzitutto cosa dobbiamo dire? È sempre propositivo quando creo un articolo, perché io se sto codificando una sedia, un articolo di tipo sedia, un articolo di tipo monitor, i decimali nella quantità non li gestisco. Non è che vendo un monitor, virgola 1, una sedia, virgola 35, no? Cioè, quello mi sembra scontato. Al contrario, se sto codificando, non so, degli alimentari, dell'oro, se codifico dell'oro, magari ne gestisco 6 di decimali per cercare di avere l'approssimazione massima. Quindi questa è la prima cosa da sapere. Nel caso in cui io mi sia sbagliato e l'ho già movimentato o comunque voglio modificare il dato, posso eventualmente modificare decimali quantità solo da specifica funzione di servizio. Quindi devo andare in servizi, variazioni, magazzino in questo caso, decimali quantità articoli. Ok? Posso selezionare un singolo articolo o un intervallo di articoli in base ai decimali che hanno e dargli la variazione. Solo da questa funzione, perché deve andare poi a modificare i dati che sono salvati. Quindi è una cosa che non può essere fatta così alla leggera. Però comunque può essere variato. Parametro successivo, numero decimali in prezzo. Numero decimali in prezzo, come vedete, invece, non può essere variato direttamente da qui. Può essere variato solo dall'apposita funzione di servizio. Servizi, variazioni, parametri aziendali. Numero decimali in prezzo. Non è propositivo, cioè proprio mi indica in questo caso il numero di decimali prezzo che gestisco. Quindi dove? Me lo fa vedere qui, me lo fa vedere nel documento di magazzino. Quando faccio un documento di magazzino, come vedete, il prezzo i decimali che gestisco nel campo prezzo sono comandati da quel campo che noi abbiamo appena visto. Allora, dovete sapere fondamentalmente una cosa, può essere variato, quindi posso gestire da un minimo di 0 a un massimo di 6 decimali.
Quindi vedete, così non me li gestisce perché io ho il parametro impostato a 2. Se invece fosse impostato a 6, potrei arrivare a questa eventuale gestione. Se io inserisco dei numeri in più, non mi fa nessun arrotondamento, mi fa solo un troncamento. Ma la cosa più importante da sapere è che i numeri, scusate, i decimali gestiti sono i decimali del prezzo. Non sono mai i decimali dell'importo. Perché l'euro ha 2 decimali. Non esiste l'euro con 3, 4, un decimale. L'euro ha 2 decimali per legge, quindi quelli sono gestiti, né più né meno. Questa è una cosa molto importante, eh? Non fatevi trarre in inganno, ogni tanto anche qualche utente si fa ingannare. Possiamo gestire i decimali nel prezzo, per cercare di avere degli arrotondamenti massimi, quindi sempre con l'esempio dell'oro piuttosto che delle pietre preziose, comunque di materiali molto costosi rispetto al peso, cerchiamo magari di avere una quantità con 6 decimali, un prezzo con 6 decimali, ma il prezzo espresso in un documento di magazzino, un documento fiscale, deve essere sempre per forza legalmente con 2 decimali. Ok, campo successivo, valorizzazione inventario. Che cos'è la valorizzazione di inventario? Che cos'è il costo ultimo, il costo standard, il prezzo ponderato e il prezzo medio di carico? Allora, cerchiamo prima di capire come viene gestito l'inventario, un passepartout, un Mexal, un Pascom. Operando in una grafica articolo, un articolo ovviamente che hai progressivi, perché se vado in un articolo descrittivo non c'ho nessun inventario, magazzini progressivi, vedete, ho i dati, diciamo, dei progressivi articolo. Qua di default ho il totale dei magazzini perché è un'impostazione di default, ma io posso scegliere poi, se vedere di default un determinato magazzino. Posso poi spostarmi nei vari magazzini che gestisco e vedere i vari dati. Come vedete, ho una colonna inventario, ho una colonna carico e una colonna scarico. Ecco, la prima cosa da sapere è questa. Come vedete, abbiamo la possibilità di gestire più anni. Mexal Pascom può gestire un massimo di 10 anni. 10 anni in linea, che sono quelli corrispondenti a, diciamo, quelli fiscalmente rilevanti. E posso gestire massimo 2 anni contemporaneamente aperti. In questo caso, vedete, ho aperto sia il 2017 che il 2018. Va bene. In questo momento, come vedete, sto lavorando in data 2018. Quindi il progressivo che mi fa vedere è riferito all'anno 2018. Anzi, andiamo nel primo articolo, così evitiamo di fare errori. Magazzini progressivi, torniamo qui. E questo è il suo dato, ok? Allora, io apro un'altra sessione. In questa sessione cambio l'anno ed entro nell'anagrafica dello stesso articolo. Mi dà un avviso che questa anagrafica è già utilizzata, sempre da me su un'altra sessione. Io vado solamente in visualizzazione perché a me interessa vedere, in questo caso non devo fare nessuna modifica. E vado sempre sul magazzino 1. Allora, come dire, 2017, non ci sono movimenti, va bene. Situazione un po' strana, però va bene. C'è un inventario e ovviamente di conseguenza l'esistenza finale al 31-12 corrisponde all'inventario. Perché? Perché non c'è stato nessun carico, nessun scarico. Quindi l'esistenza di 149. Se io vado nel 2018, ho
ho un inventario iniziale di 149. Questo 149 corrisponde all'esistenza finale del 2017. Non ho nessun carico, uno scarico di 2. Ho un'esistenza finale ad oggi, diciamo, di 147. Se domani creassi il 2019, avrei un inventario iniziale di 247. Ok? Questo è un po' il primo passo. Torniamo indietro, vado nel 2017. Allora, ipotizziamo che io faccia un movimento nel 2017 di questo articolo. Tengo presente che il 2017 è ancora aperto, non l'ho chiuso. Ad esempio, vendo vendo 10 pezzi. Torno nell'anagrafica articolo del magazzino 1. Come vedete, l'inventario ovviamente non è stato modificato. Ho uno scarico, ho un'esistenza finale di 139 pezzi. Vado nel 2018. Ricarico il menu. Magazzini progressivi. Vedete che l'inventario è diventato di 139. Ok, questo perché? Questo è successo perché il 2017 è ancora aperto. Quindi il 2018, in questa tabella qui, essendo l'anno precedente ancora aperto, l'inventario è fittizio, non è vero. È un dato che può essere sempre variato in base ai movimenti del 2017. Importante, questo concetto. Nel momento in cui invece io vado a chiudere in maniera definitiva l'anno precedente, in questo caso il 2017, in anagrafica articolo l'inventario verrà scritto in maniera definitiva. Quindi, se io chiudo il 2017 adesso, in questo momento, la quantità dell'inventario sarà 139. Se dopo aver chiuso il 2017 io entro nell'anno 2017 e registro dei documenti di magazzino, che è ancora possibile, faccio un carico, uno scarico, questa registrazione sarà ininfluente rispetto al dato dell'inventario del 2018, perché il dato dell'inventario viene scritto in maniera definitiva quando si chiude l'anno precedente. Questo parametro di magazzino praticamente ha vera efficacia solo nel momento in cui io chiudo l'anno. Cioè, quando chiudo l'anno precedente, nell'anno successivo, cioè nel nostro caso 2017-2018 aperto, se io chiudo il 2017, tutti gli articoli che hanno progressivi verrà scritto l'inventario in modo definitivo, quindi la quantità sarà quella corrispondente all'esistenza finale del 2017. Il valore dell'inventario invece sarà preso da questo parametro di magazzino. Io potrò scegliere, ma questa scelta la devo fare prima di chiudere l'anno. Potrò scegliere come valorizzare l'inventario. Se al costo ultimo, che tipicamente è l'ultimo prezzo pagato, l'ultimo prezzo di acquisto fatto per gli articoli, se usare il costo standard, che è un dato meramente facoltativo e statistico che può essere inserito solo manualmente nell'articolo, quindi io in ogni articolo posso, non è obbligatorio, posso andare a inserire un costo standard se voglio. Potrò utilizzare il prezzo medio di carico, cioè quanto ho pagato in media in quell'anno l'articolo, cioè la media dei carichi, piuttosto che piuttosto che il ponderato. Che cos'è il ponderato? Il ponderato è dato da questa formula. Valore inventario più valore di carico diviso quantità inventario più quantità di carico. Diciamo che è il prezzo statistico più il prezzo statistico più efficace in un certo senso.
più reale forse, però qui è molto c'è molto da discutere, quindi dipende sempre dall'azienda come gestisce il carico, lo scarico del magazzino o quant'altro. Comunque le opzioni praticamente sono tutte, perché posso scegliere di valorizzarlo all'ultimo prezzo che gli ho dato, posso scegliere di dargli un valore io scelto da me, posso scegliere di avere un prezzo ponderato piuttosto che un medio di carico, quindi ho tutte le possibili scelte. Come vi dicevo, se ho chiuso l'anno, l'inventario diventa fisso, nel nostro caso nel 2018. Ipotizziamo di aver fatto un errore, ipotizziamo che le quantità di resistenza finale dell'anno precedente non erano corrette, perché il gestionale non è stato, come posso dire, utilizzato in modo adeguato. Quindi c'è stata della leggerezza nei carichi e negli scarichi, nella valorizzazione magari, piuttosto che ci sono stati dei furti, dei deperimenti di merci, degli incendi, qualunque cosa. Diciamo che io sono in una situazione in cui devo fare una modifica dell'inventario. Questa cosa è possibile, domani poi la vedremo insieme, quando abbiamo parlato magari poi anche dei documenti di magazzino, quando siamo un po' più nel dettaglio. È possibile sia da documento di magazzino, esiste uno specifico documento che si chiama rettifica inventario, IN, e questo documento può essere emesso solo nel primo anno di gestione, oppure se l'anno precedente è chiuso in definitivo. Quindi è un documento che io adesso non posso emettere nel 2018, perché ho il 2017 aperto. Quindi se io faccio una cosa del genere, mi dirà documento non ammesso, perché avendo l'anno precedente aperto posso ancora fare delle variazioni se voglio, andando a rettificare i progressivi dell'anno precedente. Piuttosto che posso operare da funzione massiva, servizi, variazioni, magazzini, variazione, magazzino, calcolo inventario iniziale, ma questa poi la vedremo domani, perché siamo già in operazioni più complesse. Adesso andiamo avanti con i nostri parametri. Allora, abbiamo visto la valorizzazione dell'inventario. Questi tre parametri, gestione taglie, gestione imballi, gestione tara, sono impostati di default a no. Se abbiamo la necessità, se vogliamo gestire gli articoli taglie con la gestione passepartout, se vogliamo gestire gli imballi con la nostra gestione, se vogliamo gestire la tara, cioè gli articoli a peso netto che poi vi farò vedere, quindi sempre con la nostra gestione, dobbiamo impostare a sì questi parametri. Adesso li imposto a sì, poi quando parliamo degli articoli vi farò vedere l'effetto che ha le gestioni che sono, quindi la taglia, gli imballi e la tara. Risalto momentaneamente perché, visto che abbiamo parlato della valorizzazione dell'inventario, ritengo che sia più opportuno parlare subito di questo parametro successivo, aggiornamento costo ultimo. Aggiornamento automatico costo ultimo da carico. Allora, piccolo passo indietro, andiamo in un articolo. Vedete l'articolo che io ho appena fatto prima, ad esempio, come prova? Il campo quest'ultimo è questo qui. Vedete che in automatico c'è scritto 1? Perché? Perché io ho acquistato l'articolo pagandolo 1 euro. Quindi diciamo che questo campo mi riporta l'ultimo costo di acquisto. Attenzione! Attenzione perché se fate un'azienda nuova, questo parametro è impostato a no. Quindi quel costo ultimo nell'anagrafica articolo che vi ho fatto vedere io adesso non si aggiorna in automatico, rimane vuoto. Cioè è uguale al costo standard, può essere valorizzato a mano, sì o no, non è obbligatorio, da parte dell'utente. Oltre a no, abbiamo due parametri, abbiamo due possibilità di scelta, sì piuttosto che tutti gli anni. Allora, se io imposto sì, il programma fa questo controllo. Ogni volta che io effettuo un carico, cioè creo un documento, registro un documento di carico, quindi
una bolla fornitore piuttosto che una fattura fornitore. Il programma controlla che quel documento abbia una data maggiore, uguale all'ultima data di carico e verifica che il costo che io pago l'articolo sia diverso dall'ultimo prezzo che ho pagato. Nel caso in cui il documento abbia una data di carico uguale, maggiore all'ultimo carico effettuato e il costo sia diverso, il costo ultimo viene aggiornato. Se il documento ha una data, quel documento, che è invece è inferiore all'ultimo documento che ho registrato, il costo ultimo non mi viene mai aggiornato, anche nel caso in cui io stia registrando oggi questo documento. Cosa vuol dire? Ipotizziamo che io ricevo documenti in maniera differita e quindi io magari ho ricevuto oggi un documento di un mese fa magari o di 2 settimane fa, poi ricevo domani un documento che era di 3 settimane fa. Il programma controlla la data del documento, non la data quando io sono andato a registrarlo, ok? Questo è importante, quindi la data del documento deve essere maggiore o uguale dell'ultima data di carico e il prezzo ovviamente è diverso, se no non aggiorna nulla. Comunque faccio presente che in tutti i parametri, come quasi in tutti i campi del gestionale, tramite il pulsante F1 c'è la spiegazione, è molto utile quando uno ha dei dubbi, perché comunque non c'è scritto tutto, ma ci sono delle indicazioni molto comode. L'ultima possibilità di valorizzazione tutti gli anni è specifica nella casistica che parlavo prima, cioè quando ho 2 anni aperti. Nel caso io abbia 2 anni aperti, come ad esempio oggi 2017-2018, ed effettuo un carico nel 2017 che ha le caratteristiche per aggiornarmi il costo ultimo nel 2017, se questo parametro è impostato a T, viene fatta una verifica anche nel 2018, cioè il programma controlla se nel 2018 ci sono stati dei carichi. Se non ci sono stati dei carichi, mi aggiorna il prezzo anche nel 2018. Se, al contrario, nel 2018 io ho già fatto un carico, non mi aggiorna il costo ultimo nel 2018. Ok? Quindi sì, la valorizzazione di questo campo a sì mi aggiorna solo nell'anno in cui sto lavorando. Se invece T tutti gli anni, prova ad aggiornarmi eventualmente anche l'anno successivo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che di costo ultimo ne abbiamo 2. Infatti, se io vado su una grafica di un articolo, mi posiziono sul campo costo ultimo, ho il pulsante costo ultimo dei 2 anni. Ok? In questo caso corrisponde, ma potenzialmente può essere diverso. Va bene? Quindi, con quella valorizzazione a T, se io faccio un carico nell'anno precedente, questo carico potenzialmente mi può aggiornare anche l'anno dopo, dipende dal fatto che nel 2018 ci sia stato o meno un carico di magazzino. Se il carico c'è stato, quel carico del 2017 non mi potrà mai aggiornare, perché evidentemente ha una data di carico inferiore. Va bene? Se il parametro aggiornamento automatico è con un valore diverso da N, quindi o sì o T, posso agire sul campo successivo, cioè aggiornamento automatico listini da carico. Sì o no? Mettiamola sì. Questo parametro è influente solo ed esclusivamente per i listini basati sul costo ultimo. Vediamo. Tabelle aziendali, listini. Ad esempio questo listino molto semplice, che è basato sul costo ultimo. Vedete queste tabelle qui. Io posso inserire delle percentuali di ricarico. Adesso non vi sto facendo vedere il funzionamento dei listini, ve lo faccio vedere dopo. Stiamo facendo una piccola divagazione per capire il funzionamento di quel parametro. Quindi dicevo, solo per i listini basati sul costo ultimo, cioè sono listini che prendono il costo ultimo presente in anagrafica articolo,
E in base a quello creano il prezzo di vendita, come lo vediamo successivamente. Solo su questi listini, se il parametro aggiorna listini è impostato sì in automatico, quando io cambio il costo ultimo, cioè quando il costo ultimo non cambia, quando il costo ultimo si aggiorna in automatico, quindi rispetto al parametro precedente, in automatico quei listini lì per quegli articoli vengono ricalcolati. Attenzione, fate molta ma molta attenzione, perché avere dei ricalcoli automatici sui listini di vendita è una cosa delicata e pericolosa. Delicata perché i prezzi di vendita sono quelli che fanno campare un'azienda, quindi se andiamo a fare degli errori sui prezzi di vendita non è una cosa poco piacevole. Cosa serve questo parametro? Questo parametro sicuramente non serve se io sto vendendo nell'esempio di prima sedie, perché le sedie le produco piuttosto che le acquisto e le rivendo. Non penso che una sedia abbia delle modifiche di prezzo stravolgenti nell'arco di un periodo limitato. Quindi non è che ogni giorno mi cambia il prezzo della sedia. Al contrario, se io vado ad acquistare, che ne so, la verdura al mercato piuttosto che il pesce all'asta dei pescatori e poi lo devo rivendere ai negozi, ogni giorno io ho dei prezzi diversi del pesce o dei prodotti ortofrutticoli, perché sono decisi da un'asta, perché sono prezzi che variano sensibilmente da un giorno all'altro. Quindi se io acquisto una merce a 10 oggi, possibile che domani l'acquisto a 20 o piuttosto l'acquisto a 5. Quindi non posso avere un listino statico, cioè non posso vendere la frutta o il pesce sempre a quel prezzo fisso, perché se il pesce è fresco e la verdura è fresca, il prezzo è giornaliero. Quindi solo ed esclusivamente in questi casi specifici è molto utile questo parametro, perché io faccio il carico nel gestionale, una volta che ho caricato tutti i prezzi di vendita mi si sono aggiornati in automatico. Quindi io metto il mio margine usuale che è il 10%, 15%, 100%, 200%, quello che voglio, e in base all'automatismo di ricalcolo automatico il prezzo di vendita del listino mi viene variato in automatico in base all'ultimo carico. Okay? Questo è proprio l'esempio tipico. Questo è valido solo per i listini basati sul costo ultimo. Gli altri listini, quelli basati sul costo standard, sul prezzo del primo fornitore, tantomeno quelli manuali, non vengono assolutamente intaccati, interessati, diciamo, da questo parametro di magazzino. Quindi, come vedete, lo riporta chiaramente anche l'F1, cioè l'help in linea, se è impostato ad S. Quando avviene un carico merce con data uguale o superiore all'ultimo effettuato e di conseguenza viene aggiornato il costo ultimo di anagrafica articolo, costo ultimo che viene aggiornato come? Costo ultimo che viene aggiornato in base al parametro precedente, ricordatevelo. Viene eseguito l'aggiornamento automatico dei prezzi di tutti i listini di vendita, indipendentemente dalla base di partenza, escluso quelli manuale, in base ai parametri immessi nella tabella listini. È possibile attivare questa funzione solo in presenza di aggiornamento automatico costo ultimo da carico. La funzione viene disattivata immettendo AN. Okay? Cioè, questo è basato, qua è scritto male, cioè, su tutti i listini, solo su quelli sul costo ultimo, perché è l'unico che si aggiorna il costo ultimo, eh? Perché il costo standard è manuale. Iniziamo a parlare dell'anagrafica dell'articolo, perché non voglio farvi vedere tutti i parametri insieme, perché poi rischiamo di fare un po' di confusione. Questa è la maschera con la lista degli articoli. Da questa maschera qui, per creare un articolo nuovo, è sufficiente premere il pulsante nuovo piuttosto che F4. Inserire un codice articolo che deve essere sempre comunque univoco, cioè quindi mai utilizzato. Confermare con F10. Poi qui vi fa vedere le varie tipologie. Adesso iniziamo a parlare del classico articolo di tipo merce.
confermo con F10. I dati obbligatori sono la descrizione articolo, unità di misura principale, due caratteri a piacimento, aliquota o esenzione IVA. Questi sono i dati obbligatori per creare una nuova anagrafica articolo. Quattro dati: codice articolo, descrizione, unità di misura principale, aliquota o esenzione IVA. In realtà, nascosto c'è anche un altro dato, diciamo, obbligatorio, che sono le contropartite che vengono riportate in automatico. Ad esempio, merci conto acquisti, merci conto vendite. Io se provo a cancellarne una, non mi fa confermare l'articolo, eh? La posso variare. Ma un articolo da movimentare, un articolo quindi non descrittivo, deve per forza avere le contropartite. Perché? Perché noi in automatico generiamo la scrittura contabile sui documenti emessi. Documenti emessi quali? La fattura, la nota di credito, eh? Ovvio, la bolla non mi fa la registrazione contabile. Mentre sui documenti ricevuti possiamo scegliere se generare la scrittura contabile, in particolare sulla fattura fornitore, e poi vi farò vedere. Allora, questa è la maschera dell'articolo. Nella maschera dell'articolo possiamo eventualmente gestire anche un'unità di misura alternativa. Se la gestiamo in automatico mi chiede il coefficiente di conversione, cioè quanto corrisponde, che corrispondenza c'è tra le due unità di misura, perché posso modificare, posso movimentare l'articolo sia nell'unità di misura principale che nell'unità di misura alternativa in un documento di magazzino. Però ci tengo a specificare che i progressivi dell'articolo vengono sempre salvati nell'unità di misura principale. L'unità di misura alternativa alla movimentazione è una visualizzazione del dato tramutato in base al coefficiente in tempo reale, ma il progressivo viene sempre salvato nell'unità di misura principale. Quindi attenzione a effettuare modifiche sui coefficienti, perché poi possiamo avere delle, tra virgolette, discrasie tra documenti precedenti e documenti nuovi. Ok? Sono operazioni molto sensibili queste. Costo ultimo, ne abbiamo già parlato abbondantemente. Prezzo sarebbe, corrisponde al listino 1. Di default un listino è sempre gestito e qua mi viene visualizzato in automatico il listino 1. Volendo lo posso anche valorizzare io a piacimento. Eventuali note articolo che potenzialmente possono essere anche stampate. Negli altri dati anagrafici, come vi ricordate, vi facevo vedere prima, e qui dove visualizziamo i decimali che possono essere eventualmente modificati se l'articolo non è movimentato, possiamo avere delle proposizioni di multipli piuttosto che confezioni. Cosa vuol dire? Vi faccio un esempio che facciamo prima. Metto multipla 3. Posso andare anche in revisione di un documento, tanto. Multiplo a 3 vuol dire che mi propone in automatico 1 per 3, che significa un collo per 3 pezzi. È sempre una proposizione, perché io posso anche andare a variare questo campo qui. Posso cancellare completamente e movimentarlo normalmente. È un automatismo propositivo. Vi faccio vedere che dal documento di magazzino, quando sono posizionato sul codice articolo come in questo momento, se premo il pulsante F4 accedo direttamente all'anagrafica dell'articolo senza dover abbandonare il documento. Se invece di multipla io gestisco confezione, il risultato è questo. Non mi propone il collo, ma mi propone direttamente il numero dei pezzi. Quindi ho due possibili gestioni che possono ritornare utili per la gestione perché io magari vendo a colli, ad esempio le bottiglie d'acqua singole piuttosto che nei pacchi da 6, il latte e quant'altro. Piuttosto che io ho dei prezzi o delle quantità minime di vendita, le voglio proporre in automatico o per mera comodità, eh.
Comunque sempre è un dato assolutamente propositivo e non obbligatorio. Quindi io posso assolutamente cancellarlo. Campo successivo, codice alternativo, è qui che io posso andare a inserire un codice diverso, quello che cercavamo prima, quello che vi spiegavo che poteva essere utilizzato anche in ricerca degli articoli. In questo campo posso eventualmente gestire un codice EAN. Vediamo se qui ho una, ecco, ad esempio, qui ho questa acqua. Questo è il codice barre. Calcolo EAN, io ho messo tutti i numeri del codice barre, vedete, a parte l'ultimo. Se io clicco qua, calcolo codice EAN, come vedete mi ha restituito il 2. Praticamente è un check digit, cioè l'ultimo numero del codice barre è un codice di controllo che noi gestiamo in automatico, quindi possiamo eventualmente fare anche questo controllo. Quindi, prima quando vi dicevo che nel codice articolo vi sconsigliavo di utilizzare il codice a barre, questo è dovuto al fatto che il codice a barre può essere utilizzato in altri punti, ad esempio nel codice alternativo, dove posso inserire un codice a barre. Ha una dimensione massima di 16 caratteri. Come vedete, può gestire queste tipologie di codice a barre, EAN, UPC 39, eccetera. Mentre vi dicevo che codice articolo deve essere sempre univoco, il codice alternativo può non essere univoco. Quindi io posso associare codici alternativi uguali su articoli diversi. Questo è il campo costo standard. Questo campo è solamente manuale, cioè o l'utente lo gestisce a mano oppure tramite una personalizzazione, ma non ci sono automatismi del programma che lo valorizzano. Se lo gestisco, lo posso utilizzare per fini statistici, lo posso utilizzare, come vedevamo prima, per la stampa per la valorizzazione dell'inventario, lo posso utilizzare come prezzo di partenza per i listini, per uno o più listini. In questi campi successivi, categoria statistica, gruppo merceologico, nature, li vedremo successivamente quando vi spiego le tabelle di magazzino. Qua viene riportata la data di creazione dell'articolo e la data di ultima modifica. Abbiamo il pulsante abbinati che mi permette di inserire dei codici abbinati. In questa maniera. Praticamente i codici abbinati sono codici articolo già codificati in anagrafica articolo. Posso fare un abbinamento. Nel momento in cui lo confermo, mi chiede se l'abbinamento deve essere ripetuto anche sull'articolo di origine, cioè RR è abbinato al codice AUCA120. Vuoi anche che AUCA120 sia abbinato a RR? Sì o no? Posso sceglierlo. Ma soprattutto, cosa mi serve questo abbinamento? Tramite il pulsante abbinati mi fa vedere quali articoli o quale articolo ho eventualmente abbinato a quello che io sto cercando, visualizzando, movimentando. Questa funzione è utile e apprezzata perché può essere utilizzata in più di una modalità. Poi dopo ognuno può dare la logica che vuole. Ad esempio, ipotizziamo il caso di un rivenditore di ricambi auto. Tutti sappiamo che i ricambi ci sono i ricambi originali, i ricambi, diciamo, non originali. Tra l'altro, i ricambi originali possono essere di livello minore, di livello uguale, di livello superiore. Quindi io potrei avere, non so, le pasticche freno per la Golf marchiate Volkswagen,
Posso avere le stesse pinze freno identiche di quelle marchiate Volkswagen, fatte dal produttore che le produce per Volkswagen, però senza che abbiano il marchio Volkswagen. Quello è un prodotto assolutamente analogo, identico, oserei dire. Posso avere delle pinze freno per la Golf Volkswagen, fatte da un produttore che non produce per la Volkswagen, ma che fa degli articoli aftermarket. Possono essere magari, non so, prodotte in Cina e fatte a un prezzo assolutamente conveniente, magari mi costano la metà. Posso avere le pinze, le pasticche freno della Golf Volkswagen fatte da una ditta italiana piuttosto che ne so, da una ditta giapponese che fa pezzi da competizione e quindi sicuramente ha delle prestazioni migliori. Questo perché vi faccio questo esempio? Perché se io sono al banco, ad esempio, comunque devo andare a vendere, fare un ordine e vendere queste famose pasticche freno e il cliente vuole quelle originali Volkswagen e io non ce le ho più. Con il pulsante abbinati posso vedere che sì, non ho più le Volkswagen, ma ho lo stesso articolo fatto dal produttore, dallo stesso produttore, piuttosto che ho il modello cinese che costa poco, piuttosto che ho il modello giapponese da competizione che costa di più, che va ancora meglio. Quindi ho la possibilità di offrire una scelta varia al cliente. Questo, ad esempio, può essere un utilizzo dell'abbinato. L'utilizzo dell'abbinato può essere anche un altro. Ipotizziamo di avere un negozio o comunque di vendere materiale fotografico. Materiale fotografico, io vendo corpi macchina, vendo gli obiettivi, vendo quant'altro. Un obiettivo di una macchina può essere un obiettivo, uno zoom, un grandangolo. Può essere che quell'obiettivo lì, anzi può essere, quell'obiettivo lì può andare bene per una serie, per diverse tipologie di macchine fotografiche. Non è che va bene quell'obiettivo lì solo per una macchina fotografica, magari va bene anche per macchine fotografiche di marche diverse. Quindi tramite l'abbinamento io posso anche dare delle logiche di correlazione tra gli articoli già codificati, non solo nel senso di articoli sostitutivi, come nell'esempio prima delle pasticche freno, ma anche nel senso di articoli accessori, no? Perché so in automatico quello zoom lì va bene per la Canon S500, va bene per la Nikon, non so quale modello, va bene per la Sony. Quindi questo aiuta molto anche nella vendita. Automaticamente, anche quando vendo magari quel corpo macchina, tramite il pulsante abbinati, so quali sono gli obiettivi eventualmente che posso associargli. Quindi questi sono due esempi alla fine semplici che possono essere in cui diciamo, l'abbinato può essere utilizzato. Allora, abbinati, andiamo sugli alias invece. Usciamo dal documento di magazzino per evitare di far confusione, andiamo, torniamo nella nostra anagrafica articolo. Condizioni, altri dati anagrafici, alias. Vedete che la maschera, quando io faccio nuovo, è molto simile all'abbinato. La differenza principale tra gli alias e abbinati sono due. Allora, uno, che l'alias non utilizza codici articoli già codificati, ma è un input manuale senza vincoli. Quindi non ho nessun F2, non posso selezionare articoli già presenti. L'alias, come nel comune senso italiano, diciamo, è un ulteriore modo per chiamare un articolo. Posso utilizzare gli alias come gli abbinati possono essere N in un articolo, ne posso inserire a piacimento, e nell'alias posso, ad esempio, gestire il codice EAN, quindi vedete che sempre nell'esempio di prima 800 162 00 033 12 33 1 calcolo mi dà il check. Posso inserire qua i codici articoli. Posso inserire ulteriori, non codici articoli, ulteriori modi per chiamare l'articolo. Allora, la differenza tra alias e codice alternativo. Il codice alternativo è 1 intanto, ed è solamente un ulteriore modo per chiamare l'articolo, mentre nell'alias posso inserirne n, posso gestire
l'unità di misura, cioè posso dire con quest'alias qui, con quest'alias mi movimenti l'unità di misura principale, con quest'altro alias mi movimenti l'unità di misura secondaria. Posso associare anche i colli quantità. E l'esempio proprio più calzante che mi viene in mente è quando noi andiamo al supermercato e prendiamo la cassa d'acqua, che tipicamente è un pacco da 6, o comunque qualunque scatola contenente articoli che possono essere venduti sia a pacco che singolarmente. Tipicamente abbiamo almeno due codici alias, un codice alias che identifica il prodotto singolo e un codice alias che identifica la confezione. Tramite l'alias possiamo gestire, ad esempio, la confezione o anche il pacco singolo, possiamo gestire l'alternativo per avere l'articolo, il codice alternativo per avere l'articolo semplice in quantità 1, possiamo usare l'alias per avere il pacco, diciamo. Quindi questa è fondamentalmente la differenza, cioè gli alias sono più, l'alternativo è 1, gli alias sono n, gli alias hanno anche degli automatismi rispetto al codice primario, al codice secondario da proporre, piuttosto che alla quantità da movimentare in automatico. Ecco, fondamentalmente sono queste le differenze. Così come per i codici alternativi, ok. Vado su un altro articolo, rimetto lo stesso codice alias, quindi 800 162 30123 33 12, lo siamo prima. Vedete che come il codice alternativo, anche il codice alias non è obbligatoriamente univoco. Però se io inserisco un codice alias che ho già associato a un altro articolo, il programma mi avverte, mi dice: guarda che il codice alias è già presente in archivio ed è associato al codice RRR. Quindi mi dice: guarda che l'articolo RR ha lo stesso alias che tu stai inserendo. Mi confermi l'inserimento? Questa non è una cosa banale, nel senso che se io gli dico sì, vuol dire che io accetto questa cosa. Se invece gli dico no, vuol dire che io uso una logica diversa. Cioè, quindi qui ho la possibilità di scegliere se voglio che i codici alias siano, tra virgolette, univoci, perché sono io che gli do questa logica, piuttosto che invece voglio utilizzare i codici alias che, ripeto, non sono codici articoli già presenti, ma sono metodi alternativi di chiamare un articolo, perché io qua posso scrivere anche Pippo, Pluto, quello che mi pare. Per riconoscere gli articoli, quindi posso utilizzare gli alias anche per, tra virgolette, raggruppare articoli uguali. Io, ad esempio, con un codice articolo alias posso richiamare n articoli, perché su 100 articoli, su 1000 articoli, io come codice alias gli scrivo Pluto, e quando scrivo Pluto mi dà la possibilità di scegliere uno di quei 100 codici, 10 codici, 5 codici, quelli che sono. Ne inserisco un altro, nuovo, lo chiamo Pippo, diciamo prima, gli dico che deve essere movimentato in misura primaria, gli dico un collo ad esempio per 12, che è la classica confezione, non so, di latte ad esempio. Faccio un documento nuovo, magari faccio una bolla adesso. La ricerca alias si identifica col campo uguale. Fatto uguale Pippo, vedete che in automatico mi ha proposto la quantità. Tra l'altro, una delle cose proprio più utilizzate in questo senso, cioè associare la quantità all'alias. Vi faccio vedere velocemente le slide rispetto a quello che abbiamo trattato. Allora, come dicevo, abbiamo parlato del parametro del tipo di codice articolo, della descrizione del codice articolo dipende dalla dimensione del codice articolo, quindi la dimensione massima del codice, la dimensione massima della descrizione dipende, sono legati, quindi codice di descrizione sempre 80 caratteri. Aumentando la dimensione, del codice diminuisce la dimensione della descrizione,
non viceversa perché il codice può essere solo aumentato, quindi diciamo che parliamo dell'aumento, cioè il codice articolo può essere solo aumentato, non può essere diminuito. Il codice alternativo, se impostato a S, attiva tre ulteriori chiavi di ricerca articolo, quindi sul codice alternativo, sulla descrizione e sul primo fornitore. Infatti abbiamo visto che per l'alias c'è un campo successivo che ho appena attivato. La tipologia di codice di ricerca standard, quella che vedevamo, no? Sul codice primario, sul codice secondario, sulla descrizione dell'articolo, sul codice del primo fornitore. Vi ho fatto adesso vedere velocemente la ricerca sull'alias. Lo spazio, cioè il codice standard vuoto, corrisponde alla descrizione sull'articolo e mi permette eventualmente di avere quella nuova gestione, quella dove posso avere le priorità di ricerca. Il numero di iscrizione in lingua straniera, il numero standard in quantità, le abbiamo viste. Vediamo invece il parametro gestione storia ordini. Diciamo, dovete sapere che l'ordine, una volta che viene completamente evaso, poi vedremo successivamente i vari stati di riga dell'ordine, una volta che viene completamente evaso, cioè trasformato in un ordine superiore, come ad esempio può essere una bolla piuttosto che la fattura, cessa di esistere. Questo parametro permette di mantenermi la storia dell'ordine finché esso è esistente. Cosa vuol dire? Adesso è impostato a sì. Diciamo che io faccio un documento di tipo ordine. Dove ad esempio ho messo tre righe, mi dice che il documento è già esistente. Ok, mi dice che il documento è già esistente perché c'è stato, diciamo, questa azienda la uso per fare i test, quindi la riporto sempre indietro. Può essere che ci sia una sovrapposizione di numeri. Diciamo che tendenzialmente, con l'utilizzo del numeratore automatico, questo problema è possibile che si generi. Diciamo, si può generare solamente nel caso in cui uno faccia confusione con numeri, quindi gestisca dei numeri manuali nei documenti, a quel punto può rischiare che poi il numeratore automatico lì generi un numero che in realtà è già utilizzato. Tramite questo pulsante Ultimi documenti, vedete, io ho fatto l'ordine, quando sono uscito sono entrato nella lista degli ordini, ovviamente, e che sono in ordine, diciamo, numerico, ma posso anche metterli in ordine di data, posso fare diverse, diciamo, operazioni. Tramite il pulsante Ultimi documenti vedo gli ultimi documenti fatti in questa sessione di lavoro, nel senso quando sono in questo menu, se cambio menu e rientro, non ho ultimi documenti emessi. Torno nel mio documento ordine che ho appena fatto, faccio una trasformazione parziale, quindi ad esempio trasformo l'ordine in bolla, vado a dire ad esempio che questa riga evadibile, quindi vedete cambia anche colore, la trasformo nella bolla. Ovviamente diciamo le righe sospese, quelle che hanno lo stato S, rimangono nell'ordine. Confermo, posso anche annullare la stampa, ovviamente. Vedete, negli ultimi documenti ho entrambi i documenti, la bolla è questa che ho appena fatto. L'ordine, ovviamente, non ha più la riga che ho trasformato. Adesso ne faccio un altro, prendo l'ordine, trasformo un'altra riga in fattura, ad esempio, queste. Ultimi documenti, ho la mia fattura. Ho la mia bolla e il mio ordine, torno nell'ordine. Il parametro storia ordine mi attiva questo pulsante, storia ordine. Questo pulsante è attivo solo se l'ordine ancora esiste, cioè se io andrò, se io trasformo anche quest'ultima riga, quest'ordine 45 cessa di esistere, diciamo.
e quindi anche, diciamo, la storia dell'ordine non c'è più. Finché il documento è ancora in essere, tramite il pulsante storia dell'ordine, se attivo il relativo parametro del magazzino, posso vedere le righe dell'ordine che fine hanno fatto. Come potete vedere, ho l'articolo prova che si trova nel documento C. Non guardiamo le prime tre righe che vediamo successivamente. Ho il documento, ho la riga articolo prova che si trova nel documento C45, ho l'articolo 04M che si trova nella BC1, ho il documento, ho la riga articolo 04ME che si trova nella fattura con le relative quantità. Questo è il funzionamento del parametro storia dell'ordine. Questo qui, gestione storia ordini. Allora, io direi così, vi faccio vedere l'ordine, così vediamo già le caratteristiche dell'ordine, poi andiamo avanti con i parametri. Allora, l'ordine gestisce il tipo di riga, cioè lo stato del tipo di riga, che è questa S che voi vedete qui adesso, ad esempio. Gli stati di riga dell'ordine sono questi: B bloccata, N annullata, S sospesa, E evadibile. Poi abbiamo due ulteriori stati che qua non vedete, che sono l'L, vuol dire collegato a lavorazione, ma questo fa parte del modulo produzione, oppure F, che significa che l'ordine è collegato a l'ordine cliente è collegato a un ordine fornitore, e questo lo vedremo successivamente. Quindi diciamo che gli stati possibili in una riga di ordine sono 6, questi 4 più la lavorazione e il fornitore. Quando faccio un documento di tipo ordine, in base a questo campo qui, posso dare delle informazioni, posso dare degli automatismi. Se, come adesso, è vuoto, le righe me le imposto in automatico di tipo sospese, quindi non immediatamente evadibili. Posso impostare una E, che significa evadibile solo in fase di immissione di nuove righe, queste sono rese automaticamente evadibili. Quindi diciamo che con la E intestata in automatico mi rende tutte le righe evadibili, immediatamente trasformabili in documento superiore. La I, invece, questo parametro, intende evadibile solo interamente. Attenzione, cosa vuol dire? L'ordine è evadibile solo se tutte le righe dell'ordine sono marcate come E. Quindi vuol dire che quest'ordine è trasformabile in un documento superiore solo se tutte le righe del documento sono evadibili. In poche parole, non posso fare un'evasione parziale. Attenzione, c'è scritto anche qui: non sarà più possibile eseguire evasioni parziali da emissione differita documenti, cioè della trasformazione massiva che ancora non abbiamo vista. Mentre l'operatività della funzione emissione e revisione documenti non sarà in alcun modo condizionata. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io qua metto la I e faccio questo documento con le righe sospese evadibili, operando da emissione differita documenti, quest'ordine qui non verrà trasformato in documento superiore fino a che tutte le righe saranno in stato evadibile. Se invece io opero manualmente, la potrò trasformare comunque. Praticamente questo parametro serve per quei, diciamo, quegli ordini fatti a clienti che dicono: no, io non voglio che mi porti oggi 10 pezzi della merce, domani 10 pezzi di un altro, dopodomani 5 pezzi di un altro. No, mi porti la merce quando ce l'hai tutta, perché a me la merce serve contemporaneamente tutta, è inutile che me la porti a pezzi, quindi me la porti quando ce l'hai tutta. L'ultima possibilità è la EI, che ha ambedue i significati, vuol dire che l'ordine da emissione differita è evadibile solo quando tutte le righe sono stato evadibile, e in automatico me le imposta a E. Poi ovviamente io posso anche in alcune eccezioni metterla a S manualmente. Questo è solo un automatismo dispropositivo.
Ok, ad esempio, vedete, io adesso non ho, ho lasciato vuoto e le righe me le propone come sospese. Se qui io avessi messo E, le righe me le propone in automatico come evadibili. Ok? Vedete, l'evadibile è riconoscibile anche dal colore della riga diverso. Nel momento che io devo fare una trasformazione, anche manuale, cosa faccio? Richiamo il documento, gli cambio sigla dicendo che documento voglio generare, ad esempio una bolla. Vedete? Perdo gli stati, campi tipici dell'ordine. A questo punto, se io confermassi, la sola riga evadibile mi viene trasformata. Le righe sospese non vengono mai trasformate, perché se sono sospese vuol dire tendenzialmente che sono merce che non deve essere evasa, perché magari non ce l'ho in magazzino o perché quella che ho in magazzino è già impegnata da altri. Infatti, se io confermo il documento, mi ha generato la mia bolla, come vedete, con la sola riga presente. Mentre nell'ordine è sparita la sola riga evadibile. Questo più o meno è il funzionamento, anzi, senza più o meno, è il funzionamento dell'ordine. Questa data scadenza invece serve a indicare la data di tendenzialmente che il cliente vuole la merce, diciamo, no? Se la data non viene inserita come in questo caso, le righe sono considerate urgenti, quindi in una stampa degli ordini, se io voglio vedere l'evadibilità degli ordini, queste righe mi verranno proposte come prime perché sono considerate urgenti. Se no, io posso comunque mettere una data, non so, esempio 30 giugno, e questa data mi darà la evadibilità dell'IVA, no, scusate, non dell'IVA, dell'evadibilità della riga, cioè quando in teoria io dovrei consegnare la merce. Questo dato di testata vi vorrei far presente che è propositivo. Vedete che in ogni riga ho la scadenza qui? In questo caso è vuota perché quando ho inserito la riga in testata non c'era nessun dato, quindi questa riga senza data è considerata urgente, come la seconda. Se invece io adesso metto una riga nuova, come vedete mi prende la data di scadenza dalla testata, cioè la scadenza inserita in testata non ha un valore in sé, ma è propositiva sulle righe del documento. Ok? Quindi se io faccio il documento, poi metto la scadenza, praticamente non ha nessun effetto, eh? La scadenza va messa all'inizio oppure di volta in volta sulle righe. Torniamo un attimo ai nostri parametri. Allora, siamo arrivati alla storia dell'ordine. Abbiamo detto che questo parametro ha efficacia solo fino a che l'ordine è ancora presente. Proprio in quest'ottica, cioè la perdita, la cancellazione, diciamo, la trasformazione dell'ordine porta alla perdita dello stesso, in quest'ottica qui sono stati implementati questi parametri successivi, che sono creazione automatica ordine matrice e sostituzione automatica ordine matrice. Iniziamo col primo, creazione automatica ordine matrice. La matrice non è nient'altro che una copia, diciamo su carta carbone, dell'ordine. Impostazione di default? Ah no, è a no. Quindi io non creo nessuna matrice. E ho due possibili attivazioni, diciamo, sì oppure su richiesta. Se io imposto a sì la creazione automatica dell'ordine matrice, ogni volta che io registrerò e metterò un documento di tipo ordine, ordine cliente, ma anche ordine fornitore, mi viene creata in automatico una matrice, che è la copia, diciamo, del documento ordine appena creato. Se invece io lo imposto a R, richiesta, ogni volta che registro, che emetto un documento di tipo ordine, mi verrà chiesta se generare anche la relativa matrice. F10 ESC F10. Fatto
facciamo un documento ordine di tipo nuovo. F10, non guardiamo il numero che è quello di prima, il problema, mi dice creazione ordine matrice, no o sì? Io metto sì, do invio e ho creato anche la matrice. Allora, abbiamo detto creazione matrice, automatica o a richiesta? Cosa fa questo parametro? Crea una copia, punto e basta, identica dell'ordine che ho appena creato. Andiamo nel parametro successivo. Se gestisco la creazione automatica della matrice, quindi con un valore diverso da n, posso accedere al campo successivo. Se fosse a n non potrei dargli un valore, perché in realtà non avrebbe nessun significato. Quindi, se creo le matrici, posso gestire anche la sostituzione automatica. Che cosa vuol dire sostituzione automatica? Creo un ordine, lo modifico. Che cosa succede alla matrice che ho creato? Allora, a mio avviso il parametro, la valorizzazione più logica, in questo caso è mettere R, richiesta. Poi dopo ognuno, in base alle esigenze aziendali, può mettere sì, può mettere no, può mettere R come preferisce. Allora, questo parametro mi permette di continuare a modificare la matrice rispetto all'ordine. Cosa vuol dire? Io ho creato l'ordine che mi ha generato la matrice. Poi rientro nell'ordine e lo modifico. Cioè, cosa vuol dire modificare? Cancellare righe, aggiungere righe, modificare quantità, valori nelle righe. Questo vuol dire modificare. La trasformazione dell'ordine, cioè metto delle righe da sospese evadibili, trasformo in una bolla, in una fattura, non è una modifica dell'ordine, quella è la naturale vita dell'ordine e non incide sulla matrice. La modifica proprio vuol dire io ho creato un ordine, poi magari mi sono reso conto che ho fatto degli errori o comunque ho omesso dei dati, vado a richiamarlo e a inserirlo. A questo punto, se la sostituzione automatica è impostata sì, la matrice si riallinea con l'ordine senza che l'utente se ne accorga. Se la sostituzione è impostata no, la matrice rimane solamente come è stata fatta la prima volta e non si modifica in automatico. Se l'impostazione è fatta su R, la procedura mi avvisa e mi chiede se voglio aggiornare la matrice. Facciamo un esempio. Mi ha creato in automatico la matrice perché il parametro l'ho messo a sì. Vedete, mi ha creato la mia matrice. Vengo nel documento e aggiungo, ad esempio, una riga. Siccome la sostituzione automatica è impostata a richiesta, mi dice vuoi sostituire la matrice? Cioè la vuoi rigenerare? Se io confermo con sì, come vedete mi ha aggiornato anche la matrice. Quindi la sostituzione ha questo effetto. Non ha effetto sulla trasformazione, cioè io quando trasformo il documento, l'ordine, la matrice rimane com'era. Allora, questo qui è l'ordine e con le sue matrici. Quindi, creazione automatica o no della matrice, sostituzione automatica o no della matrice, storia dell'ordine, cioè dove sono andate a finire le righe dell'ordine.
Ok, allora. Parametro, finestra automatica, listini automatica. Qua proprio prendiamo un secondo, lo attivo, F10, ESC F10. Questo parametro semplicemente mi permette di attivare una visualizzazione automatica del listino quando accedo ad una grafica articolo, che magari qualcuno vuole vedere direttamente i listini, tutti. Nel momento che confermo con un pulsante mi sparisce, perché è di sola visualizzazione. E secondo me, diciamo, è quasi più scomoda che altro, però c'è chi lo vuole vedere e quindi si può attivare. Quindi ogni volta che entro in una grafica articolo, prima informazione che mi fa vedere sono tutti gli stili. Poi anche premo l'invio, vede, sparisce. Questa è l'unica cosa che fa quel parametro lì. Okay, lo spengo direttamente perché a me dà più fastidio che comodo. Annotazione collegate alla riga è un parametro che adesso non vediamo. Vedremo prima le righe descrittive. E comunque vi indico che il funzionamento di questo parametro deve essere visualizzato su questa tabella. Praticamente questo parametro influenza la trasformazione. Cosa devo fare delle righe descrittive in fase di trasformazione del documento? Tenete presente che tendenzialmente le righe descrittive sono associate alla riga articolo che le precede. Quindi, quando io trasformo una riga articolo che sotto ha delle righe descrittive, queste vengono portate anche nel documento successivo. Poi ci sono alcune particolarità che sono generate da questo parametro, che vediamo poi quando inseriamo gli articoli di tipo descrittivo, ma questo parametro qui ve lo dico già in anticipo, va letto direttamente sull'F1, nel senso che è difficile ricordarsi gli automatismi che c'ha in base alla sigla del documento. Però tenete presente che magari gestisce alcune particolarità, mettiamola così adesso, poi dopo lo vediamo più nel dettaglio. Allora, questo parametro qui è molto importante. Invece, perché prima parliamo di righe descrittive che ci interessano fino a un certo punto, mentre questo qui qua parliamo di aggiornamento automatico della contabilità, che è una cosa un po' più delicata. Allora, parametro aggiornamento automatico contabilità da magazzino, no, richiesta default no, richiesta default sì, variazione. Queste sono le possibili gestioni. Allora, la prima cosa da sapere è che ogni volta che io faccio un documento di tipo fattura, piuttosto che nota di credito, mi genera in automatico, sempre e senza possibilità di impedirlo, mi genera la registrazione contabile. Quindi io ogni volta che emetto una fattura o una nota di credito, F4, FT. A proposito di articoli descrittivi, questo qui è un articolo descrittivo, come vedete. Comunque, ogni volta che io faccio una fattura, confermo, posso anche annullare la stampa, posso in fase di emissione anche andare a vedere direttamente la registrazione contabile tramite il pulsante Shift F5. In automatico, ogni fattura emessa, ogni nota di credito emessa, fattura di vendita, non fattura di acquisto, non fattura fornitore, documento FT, mi genera in automatico e sempre la registrazione contabile, sempre. Ed è per questo che. Ah, non ho spento il coso. Ed è per questo che le contropartite nell'articolo sono dati obbligatori, vengono messi in automatico, ma sono dati obbligatori. Come fa a generare la registrazione contabile? Riesce a farlo perché ha delle contropartite associate. Il parametro di magazzino che stavamo guardando, questo parametro qui
ha validità solo per i documenti emessi. Nello specifico, fatture e note di credito. E cosa serve? Se io faccio una fattura, poi la vado a variare, si aggiorna la contabilità in automatico. Se è impostato a no, non si aggiorna la contabilità, quindi la fa solamente quando ho emesso la fattura. Poi se vado a variare, la vado a variare, è, diciamo, sono io che poi dovrò avvertire il contabile di fare l'aggiornamento. Se è impostato AR, è possibile avere l'aggiornamento della fattura quando la vado a variare o della nota di credito. Ma di default è impostato a no, sono io che dovrò andare a dire in fase di variazione del documento sì, variamelo. La valorizzazione A è come la precedente, solo che di default ha un'impostazione a sì, quindi se io vario in automatico me lo metto a sì, ho la possibilità di metterlo a no. Se lo imposto a V, variazione, tutte le volte che vario una fattura o nota di credito, tenta di aggiornarmi la contabilità. Cosa vuol dire tenta? Tenta vuol dire che se io, ad esempio, ho stampato in definitivo il libro giornale piuttosto che ho fatto la liquidazione dell'IVA, io la procedura non ti può aggiornare la contabilità e ti dice contabilità non aggiornata, ti spiega anche il motivo per quale non l'ha fatto. Ad esempio, mettiamo richiesta no. Listino automatico lo spegniamo perché non mi piace. Aggiornamento a richiesta. Ok, annulla. Ok. Allora faccio una fattura. F10, F10 ha fatto la mia registrazione contabile. Richiamo il documento. Lo vario. Magari aggiungo un'altra riga. Come vedete, a questo punto nel piede ho questo pulsante che prima non avevo, aggiornamento. È impostato a no perché nel parametro di magazzino la valorizzazione è R, quindi posso aggiornare, ma il default è no. Volendo posso scegliere sì. Confermo il documento. In questo caso mi ha aperto lo scadenzario per dirmi: guarda che ci sono delle scadenze, guarda che è cambiato l'importo. Non puoi aggiornare se non aggiorni lo scadenzario. Io premo ricalcola rate pagamento, mi aggiorna la rata, confermo. E a questo punto la registrazione contabile è stata aggiornata. Quindi questo parametro ha efficacia solo per le fatture e le note di credito emesse, non per quelle ricevute. Quindi in questo caso abbiamo la possibilità di eventualmente aggiornare la contabilità. Per quanto riguarda invece gli acquisti, l'unica, e dico l'unica, possibilità senza alternativa di generare la registrazione contabile da magazzino è solamente in fase di prima registrazione di magazzino. Cosa vuol dire? Quando io registro una fattura a fornitore, nel momento in cui passo nel corpo del documento, cioè dal corpo passo nel piede, mi viene proposta questa finestra, registrazione prima nota, no oppure sì. Se io dico no e poi richiamo questo documento qui, non me la fa più la domanda, eh? Solamente in fase di prima registrazione posso eventualmente decidere di avere una registrazione anche di una fattura emessa. Se metto sì, mi chiede la data di registrazione, eventualmente sezionale acquisti se c'è. Qua ne ho solo uno, quindi non me lo chiede. F10, F10 e in automatico mi fa vedere anche la registrazione contabile. Se io a questa domanda avessi risposto no, quindi ipotizziamo allora, prima cosa, vengo qui anche, fattura appena registrata, gli aggiungo qualcosa, non c'è possibilità di aggiornare nulla, no? Il parametro, la possibilità di aggiornamento contabile è solo per le fatture emesse. Non per quelle ricevute. Se io faccio allo stesso modo, dovete sapere, dovete essere consci del fatto che se il cliente registra un documento ricevuto, qua mi ripropone sì perché sta prendendo i dati appena emessi, perché magari sono in fase di registrazione di N fatture ricevute.
Se io alla domanda dico no e confermo il documento, a questo punto io non la posso più generare la contabilità da questo documento. Al limite lo posso cancellare e riemettere se voglio generare la contabilità da magazzino, però non lo posso fare la registrazione solo in fase di prima emissione del documento ricevuto, se no non lo faccio più. Insisto su queste cose perché voi dovete sapere come funziona il programma. Ok? Questo è importante da sapere. Perché se poi avete fraintendimenti, pensate che la fattura ricevuta può sempre generare, piuttosto che può essere aggiornata la contabilità, poi dopo date informazioni false, diciamo, al vostro cliente, che poi dopo di conseguenza si lamenterà su di voi. Quindi è importante conoscere il funzionamento. Quindi aggiornamento contabile, abbiamo detto, cosa fa? Escludi documenti fuori fido con esposizione cambiaria. Questo è un parametro un pochino particolare perché incide, diciamo, anche sui parametri contabili. Leggiamo insieme cosa dice. Per il soggetto, l'eventuale fuori fido da visualizzare in missione e revisione documento viene preso in considerazione anche il valore degli effetti girati in banca o in portafoglio, per i quali non sono trascorsi i giorni di esposizione definiti nei parametri contabili. Per il conteggio, questo se ha N, per il conteggio dell'eventuale fuori fido da visualizzare in emissione e revisione documento, non viene preso in considerazione il valore degli effetti girati in banca o in portafoglio per i quali non sono trascorsi i giorni di esposizione definiti nei parametri contabili. Allora, che cos'è il fuori fido? Contabilità, rubrica clienti fornitori. Se accedo a un cliente nei progressivi saldi ho questa maschera dove ho la possibilità di gestire eventualmente un fido. Che cos'è un fido? È come quello che ci dà in banca. Questo fido poi mi può dare degli automatismi su documenti di magazzino, nessun messaggio perché magari è solamente un dato statistico che io voglio tenere traccia. Mi dà un avvertimento, mi dice guarda che il cliente è fuori fido, bloccante, se è bloccante mi impedisce l'inserimento di ulteriori documenti per questo cliente. Come viene calcolato il consumo del fido in base alla formula del rischio, dove posso tenere in conto il saldo, il valore delle ordine bolle o delle bolle o degli ordini al netto o al lordo oppure entrambi. L'esposizione, cioè quello che lui mi deve pagare. Comunque fa i suoi calcoli, mi fai vedere eventualmente l'esposizione e il fuori fido, diciamo. Esempio, in questo caso gli ho dato un fido di 5.000 euro. Ok. Il cliente punto di domanda. Faccio un documento. Faccio una bolla, metto il mio documento, metto magari 2000, FEDICI, FEDICI. Come vedete, con questo valore già sono andato fuori fido e mi dice che non è registrabile. Perché? Perché io gli ho detto che non deve essere un messaggio di avvertimento, ma un messaggio proprio bloccante. Cosa serve il parametro che abbiamo appena visto? Il parametro che abbiamo visto serve per prendere in considerazione o meno gli effetti, cioè quei titoli di pagamento, non so, il bonifico, piuttosto che tipicamente la RIBA, che ho girato in banca, ad esempio, e sono in attesa che, della riscossione. Questi effetti che io giro in banca hanno dei giorni di esposizione, cioè i giorni che tipicamente ci mette la banca a creditarmi, cioè a fare tutto il giro e a poi accreditarmi il valore nel conto corrente. Questi giorni di esposizione sono presenti nei parametri contabili, giorni di esposizione, questo qui, che possono essere variati. Parametro del magazzino, come vi dicevo, mi permette di includere o escludere nel calcolo questi documenti che sono in portafoglio.
Consiglio che vi do è che se voi gestite il fuorifido, il fido nel cliente e diciamo il relativo messaggio, perché se non c'è un messaggio in realtà questo parametro non è che vi serve molto, e il cliente vi dice guarda che non mi calcola bene il fuorifido, c'è qualcosa che non va, perché vedi è andato fuorifido e non mi ha dato nessun messaggio. Molto probabilmente dovete lavorare su questo parametro perché magari il cliente ha girato degli effetti in portafoglio piuttosto che in banca e non ha tenuto conto del valore di questo parametro. Quindi il consiglio che vi do io è di andare a provare a variare questo parametro qui da S a N o viceversa e vedere se a quel punto il calcolo è corretto. Se il calcolo secondo voi ancora non è corretto, a quel punto poi ci sentiamo tramite segnalazione. Però vi posso garantire che negli anni che ho lavorato qui, i problemi col fuorifido sul calcolo sono sempre stati risolti con questo parametro, perché non veniva preso in considerazione oppure venivano presi in considerazione i giorni. Parametro successivo, valorizzazione inventario su totale dei magazzini. Come dicevamo all'inizio ieri, possiamo gestire da un minimo di 1 a un massimo di 999 magazzini. Ovviamente se gestiamo un magazzino questo parametro è ininfluente. Se gestiamo più magazzini, possiamo eventualmente scegliere di avere una valorizzazione dell'inventario. Vi ricordate la valorizzazione dell'inventario, questo ultimo standard medio ponderato, medio di carico che viene fatta quando si chiude l'anno precedente? Sempre in questa situazione, cioè nella chiusura dell'anno precedente, posso scegliere se avere una valorizzazione uguale per tutti i magazzini. Uguale nasce ovviamente dalla media dei dati, no? Perché possiamo scegliere di avere una valorizzazione singola per ogni magazzino, che tipicamente è quella più corretta, piuttosto che fare una somma dei valori dei vari magazzini e poi dare quel valore medio come valorizzazione. Ed è spiegato esattamente qui. Se la valorizzazione dell'inventario viene effettuata a prezzo medio ponderato o a prezzo medio di carico, è possibile definire se il calcolo deve essere fatto per ogni singolo magazzino o per il totale dei magazzini. Perché dice solo con quelle due valorizzazioni? Perché? Perché il costo ultimo e il costo standard, che sono possibili valorizzazioni dell'inventario, sono unici nelle anagrafiche dell'articolo. Non è che io ho 999 costi standard, cioè uno per magazzino, o 999 costi ultimi, uno per magazzino. No, il costo ultimo per anno è unico nell'articolo, così come è unico il costo standard, mentre il prezzo medio di carico e il prezzo medio ponderato sono per singoli magazzini, vengono calcolati per ogni magazzino. Quindi, in caso di valorizzazione a prezzo medio di carico piuttosto che al prezzo ponderato, posso avere una valorizzazione dell'inventario sul totale dei magazzini oppure sul singolo magazzino. Gestione magazzino sulla riga non lo trattiamo perché fa parte del corso avanzato, così come gestione lotti.